sulla storia di Instagram mi avete risposto per la maggior parte che siete interessati a vedere più dei video riguardo Tokyo in generale, ma anche dei mini vlog, insomma, giornalieri, eccomi qua, un nuovo video. Allora, vi chiederete dove siamo. Siamo a Nakano, che è un quartiere di Tokyo molto moderno, perché alla fine negli ultimi anni hanno aperto molti negozi, chi più ne ha più ne metta, e niente, diciamo che è molto famoso anche perché ci sta Nakano Broadway, che è, cioè, sono dei piani proprio riservati solo ed esclusivamente alla vendita di manga, quindi per chi è super appassionato è un must spot. Stavo vedendo qua davanti, ci sta appunto un soba udon, punto di ristoro dove la gente che non ha molto tempo viene qua, mangia in piedi e se ne va in 448, quindi davanti alla stazione è molto comodo. Quindi oggi, in poche parole, vi porto in giro con me. Più che altro, io proprio oggi mi sono dimenticata gli occhiali da sole, quindi mi sto cercando. C'è stato un lasso temporale, però come vi ho promesso, eccomi qua in giro per Tokyo. Sono le 17:17 del pomeriggio, ma sembra praticamente notte. Oggi è 21 novembre, quindi siamo in pieno autunno. Diciamo che il freddo si sta iniziando un po' a far sentire. E infatti vedete, scappellino, collo alto, ci siamo. Anche se immagino che adesso faranno circa 10 gradi, niente di troppo freddo. Infatti non sto ancora col cappottone. Però si fa subito sera, quindi è già le 5 del pomeriggio, come potete vedere è un buio pesto. Oggi devo andare a comprare delle cosettine, vi accompagno con me a fare questa spesa e niente, andiamo! Voi, ma da novembre già in tutti i negozi ci sono molti prodotti natalizi, inizia a far sentire questa atmosfera appunto natalizia, non lo so, a me dà una sensazione di freddo in più, mi ricorda che appunto l'anno sta per finire e che devo assolutamente comprare il panettone, il pandoro, cosa che ho già fatto perché qua in Giappone diciamo che i pezzi sono limitati e quindi prima li compri è meglio, perché sennò rimani senza. Oggi invece non vado a comprare il pandoro o il panettone, ma voglio andare a vedere appunto cosa c'è da caldi, che per chi non lo sapesse qua a Tokyo è uno store dove appunto si possono comprare un sacco di prodotti internazionali. Let's go! Come abbiamo detto, essendo il periodo natalizio, già in esposizione possiamo vedere qua che vendono del vino, vendono appunto insieme la cup natalizia. Andiamo, vediamo cosa ci offre Padma. Oh mio Dio, queste cose super vendono in Giappone. Sono troppo belli per non essere comprati, cioè si mettono sulle tazze, sono troppo belli. Gli Haribo versione natalizia, ci rendiamo conto. Eccoli, i panettoncini e i panettoni sono ancora in vendita. Quello al limoncello e poi ci stanno quelli classici, ma noi li abbiamo già comprati, quindi ok. Ecco quello che sono venuta a cercare da caldi, poi il mio must d'ora in atto. Ma questa volta sono al curry, quindi prendo questo. Vendono anche dei falafel mix, io vado matta per i falafel, quindi proviamo.
piccole bags, che, cioè troppo carine, per semplici. È colpevole oggi che non ho portato la mia eco bag, prendo questa. E poi ovviamente, stando in Giappone, non possono mancare i calzini con tutte e cinque le dita dei piedi. Li avete mai visti questi calzini così? Ma soprattutto, li avete mai indossati? Dicono che faccia molto bene appunto ai piedi, in modo tale che muovendosi anche la circolazione sanguigna sia agevolata, ma comunque muovereste delle dita che di solito non muovereste. Io ce ne ho avute un paio in passato, devo dire che non sono proprio un amante, perché dal punto di vista estetico non sono il massimo, però sì, sicuramente dal punto di vista medico, in un certo senso, sono consigliabili. Quella borsettina e il mio aroma oil. Ecco la mia nuova borsettina con tutto quello che ho comprato oggi. Dopo vi faccio per bene la presentazione di quello che ho comprato. Questa è la borsettina, direi che è molto carina. Sono arrivata a casa e quello che ho comprato alla fine, riassumendo, è da Caldi falafel mix, che quanto pare sembra molto facile da cucinare. Dopodiché ho comprato il must di Caldi, che è dry natto, però questo appunto ha il gusto di curry, che è strabuono, must per chi è amante del natto come me. Poi, come vi ho fatto vedere in precedenza, questi mug hanger super carini. Poi da Mujirushi ho preso l'aroma oil, che quelli di Mujirushi sono i migliori, consigliatissimi a livello di qualità prezzo. Di solito prendo sweet orange, però questa volta ho preso lime per cambiare, anche se rimango sulla categoria citrus. Poi questa bellissima bustina sbarra borsettina di Muji. Niente, è semplice, è carina, è portatile, è leggera, soltanto 150 yen. Questa è la size più piccola che c'era. Questo è tutto per oggi, più o meno questo è quello che succede qua a Tokyo nel frattempo, nelle giornate autunnali di novembre. Se volete vedere qualcosa in particolare, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E vi aspetto nel prossimo video. Ciao!